proseguiamo nel nostro viaggio insieme ai ragazzi del Consiglio Comunale di Omegna. In questa puntata terminiamo la visita all'Istituto Beltrami, andando a vedere in particolare le aule riservate all'educazione musicale, che è di fatto l'indirizzo dell'istituto scolastico. Ma non è finita qui. I ragazzi torneranno a parlarci del progetto di Maria e di come si stanno muovendo per divulgarlo e farlo conoscere nelle altre scuole. Siamo nell'aula principale dove il laboratorio musicale compie il proprio spazio, e un'aula attrezzata dove tutta l'orchestra due volte alla settimana si prova. E potete vedere i timpani, il pianoforte, le percussioni, la famiglia delle percussioni. Posso ricordare che la nostra scuola ha 8 tipologie di strumenti che vanno dal violoncello al clarinetto, alla chitarra, al pianoforte, alle percussioni, al violino. Abbiamo un fantastico pianoforte mezza coda che è stato donato dalle settimane musicali di Stresa. La nostra scuola è stata la prima a capofila di questo progetto. È un bellissimo pianoforte dove i ragazzi hanno modo di cimentarsi a studiare e non solo a studiare. Questo pianoforte è stato regalato dalle settimane musicali di Stresa. Teniamo presente che in questa aula si svolgono anche delle attività dove associazioni esterne ce la chiedono per poter fare anche dei concerti, quindi la scuola è aperta anche a tutte quelle che sono le richieste della società. I suoi spazi sono fruibili anche al di fuori dell'ambito scolastico. In questa aula abbiamo svolto il nostro primo CCR in gruppi diversi. Qua ci sono state le lezioni, a parte le votazioni in aula magna, e si stava bene qua perché è molto spaziosa per fare dei cartelloni o parlare del CCR. La biblioteca è dedicata a Iside Marsico, che è un insegnante di questa scuola, ed è stata realizzata anche il contributo della famiglia. È uno dei luoghi più nuovi della scuola. La realizzazione di questa biblioteca è anche legata alla città di Omegna, al design di Omegna, perché la provenienza di alcune delle librerie sono proprio oggetti di design della nostra città. Viene utilizzata da tutti gli studenti della scuola, agli studenti della scuola secondaria di primo grado è consentito l'accesso in alcune ore del giorno e il prestito d'uso, mentre sostanzialmente l'attività della scuola primaria è legata ad attività curricolari.
ci troviamo nel laboratorio di scienze che, come altre aule della scuola, durante il pomeriggio è interessato dall'attività degli studenti dell'indirizzo musicale della scuola, e quindi tutti gli strumenti fanno lezioni individuali o lezioni, come in questo caso, di gruppo con diversi strumenti. Questa è l'aula comunque dove vengono fatte anche le attività laboratoriali di scienze e materie scientifiche, e che accoglierà tra breve un atelier creativo che verrà finanziato grazie a un bando che è uscito da poco tempo, che abbiamo vinto. Ho scelto il musicale perché mi piace la musica, e soprattutto perché suonavo il pianoforte da quando ero piccolo e mi sono ispirato da quel pensiero che avevo. In quest'aula noi facciamo orchestra, però ci sono anche le lezioni individuali della sezione C. Come vedete adesso stiamo assistendo a una prova dei brani di orchestra. Ciao, io sono Zoe, lui è Leonardo e lei Sara, e siamo qua per suonare il violoncello. Noi oggi suoneremo in gruppo, e mentre ci sono dei diversi giorni della settimana dove per esempio suoniamo un'ora con il prof. Ciao a tutti, io sono Ilaria Tosi dell'Istituto Beltrami, frequento la Senza Zaino e faccio parte del CCR. Sono consigliere e noi siamo andati nelle scuole e abbiamo presentato il progetto di Maria. E siamo andati in 20 classi e abbiamo visto 400 studenti, e invece Geo è andato ad Agrano e adesso vi spiegherà. Io, come ha detto lei, sono andato ad Agrano e abbiamo spiegato il nostro progetto alla quarta e alla quinta elementare di Agrano. I ragazzi si sono sembrati molto interessati e hanno fatto anche molte domande.
studenti che abbiamo incontrato sono di quarta, quinta elementare e prima, seconda media, prima, seconda, terza media. Oltre a queste scuole che abbiamo appena detto, andremo anche a Crusinallo nel comprensorio di Cireggia a spiegare i nostri progetti. Inoltre il CCR di Gozzano e il CCR di Armeno si sono interessati a partecipare a questo progetto. Alla fine di tutto il percorso incontreremo circa 1200 studenti passando per tutte le scuole.